C'era anche la KF3, lo sappiamo benissimo, Coppa Asia Pacifico, e il nostro Giuliano Niceta, nostro perché è italiano a tutti gli effetti, guarda cosa ti combina dopo aver vinto la Coppa del Mondo, addirittura riesce a salire sul podio anche qui. Un buon risultato o sei un po' deluso perché preferivi magari o pensavi di poter arrivare addirittura primo? Ma io pensavo di arrivare addirittura prima perché il giorno prima eravamo molto più forti degli altri, però nelle cronometrate abbiamo avuto, non so, un problema di telaio perché la pista già sta incominciando a diventare più brutta perché si sta asfaltando tutta. E nelle manche abbiamo avuto invece sempre problemi di telaio cercando di aggiustarli in tutte le maniere e non riuscendoci al meglio. E poi tra l'altro in una manche... No, la pista forse anche non ha giocato un buon ruolo, nel senso che continuava a cambiare, era molto... Sicuramente il clima era completamente diverso ogni turno di marcio. Nella prefinale poi ci è capitato anche questo treno di gomme che aveva la gomma posteriore destra che era un po' più grande di quella sinistra e quindi tirava tutto, cioè diciamo il volante era più duro da un lato che dall'altro.